City Report. E voilà, cari amici, sono Paolo Rusconi, sono Tullio Trapasso insieme a Paolo Rusconi. Oggi lo vedete personalmente, stiamo facendo una City Report Sprint, testiamo anche una macchina, ma testiamo anche tutto quello che non va, passate le lezioni lombarde per la G-Regione. Andiamo a vedere cosa succede. Andiamo avanti. Siamo in municipio 8, in via della Pecetta. A fianco al CAM, Paolo. Sì, e vi facciamo vedere il marciapiede che è pericolosissimo. Adesso Tullio girerà la telecamera verso le grate. E vi facciamo vedere cosa c'è. E voilà, e queste sono le famose grate di cui parlava Paolo. Sono smurate, pericolosissime, e c'è uno sbalzo tra un marciapiede e l'altro. E si vede benissimo. Metti il piedino in mezzo. Insomma, non siamo messi molto bene anche qui. Un 43. Ma andando proseguiamo. Avanti. Abbiamo il sole alle spalle. Una City Report Sprint oggi in test di camera nuova. E per farvi vedere la camera, vediamo che c'è un bel salto sul marciapiede. Effettivamente. Rifai il saltino. Aspetta che vai. Vedete? Se uno... E gli anziani, Paolo, come fanno qua? Quanti ne cadono qua? Gli anziani per ora, che io sappia, non sono ancora caduti, però chi cammina con il bastone, sia all'andata che al ritorno, è obbligato a farsi una salita, oppure andare sulle grate. In questo caso può camminare su tutte le grate. Ma se andiamo ancora più avanti... No, aspetta un secondo, perché forse visto da questa parte qui, dalla parte verso l'esterno del marciapiede, metti il piede a fianco al dislivello. Guardate che roba, aspettate che zoomiamo un attimino. Perbacco, cioè... Ma questo non è niente. Marciapiedi da incubo Milano e dove trovarli? Se andiamo più avanti, questo è peggio. Mi sposto per il sole, qui non c'è l'ombra. Guardate qua. Una spanna qua, saranno 15-20 centimetri di dislivello. Bene, ricordiamo che siamo sempre la città che dovrà ospitare le Olimpiadi Milano Cortina, eh? Vabbè. Andiamo avanti, sempre lo stesso problema anche qui, un pochettino meno. Sì, insomma Paolo, diciamo che questo marciapiede qui non è il marciapiede delle meraviglie che chi amministra una città dovrebbe avere. Diamo anche per scontato il fatto che non sia molto facile gestire tutta questa roba, però insomma, dato che gli organi di amministrazione e tutte le collegate costano un sacco di soldi, qualcuno se ne dovrebbe occupare. Ma invece il municipio 8 cosa ne fa? Cosa ne pensa di queste cose? Penso che non abbia mai pensato neanche quando era la zona 20 e quando era la zona 8, perché questo marciapiede... Io sono 57 anni che abito qui, ho visto costruire quasi questa casa che è il 100. Facciamo vedere la casa. Quando avevo 5, 6, 7 anni circa, e il marciapiede è sempre stato così. Però è anche peggiorato, perché adesso abbiamo non le off, ma le altre biciclette che sono abbandonate. Seguitemi. Oggi è Tullio che fa il cameraman. Ecco, quindi non vi lamentate troppo, mi raccomando, perché sennò non mi faranno più fare questo. Come vedete, eccoci. The Spectacular Bicycle, come diceva qualcuno. Come si dice? Ride Movi. Aspetta che la sto zoomando. Il mio inglese non è il massimo. Andiamo a vedere. Bicicletta del comune. Ride Movi, che forse è un qualcosa di simpatico e carino. Andiamo a vedere. Spaccato i numeri. Lo sblocco. Ok. Se il nostro Tullio. Comune di Milano, andiamo a vedere i numeri di telaio qui. Lo scan ride. Lo zoomiamo un pelo. Sì, e si vede benissimo. E lo sblocco è rotto. E lo sblocco non è rotto, è proprio fatto manomesso, saltato, distrutto. Fai vedere dall'altra parte. Vabbè, sono i principi della convivenza civile e della mobilità dolce, come dice qualcuno. Questa bicicletta è 15 giorni che è lì, ma andiamo avanti.
è un bel po' che vi stiamo facendo vedere tutte queste situazioni. Oggi è un post elezioni, quindi molto probabilmente nel post elezioni abbiamo deciso di non caricare troppo, ma abbiamo nelle prossime settimane delle robe allucinanti, come la cartiera, come altre situazioni. Proseguiamo qui. E Paolo, oggi sei tu il nostro fornitore del servizio, nel senso che sei tu quello che vivi tutti i giorni quest'area. Trovi che le vie qua a fianco a Via della Pecetta, Via Delfico, Principe Eugenio, eccetera, siano scanciate malissimo? Sì, è una zona, questa della Nuova Ghisolfa, lasciata in mano ai pazzi, per dire qualcos'altro. Allora, io che vivo la Milano peggiore insieme a te, insieme agli altri ragazzi, cioè guardate qua, anche questi pezzi qui di marmo dei cordoli spaccati, buttati giù così. E poi Paolo, racconta a me, passami il trono, vieni, racconta a me la famosa situazione qua di questa via qui che gira appunto dal CAM di Via della Pecetta per andare verso il piazzale della Conad. Qual è il vero problema? Allora, il vero problema è che in questa strada nessuno che abita praticamente in questa casa o quasi, o che deve girare di là, se sbaglia la rotonda, entra in contromano sulla striscia continua. Io ne avrei da fornire un altro di problema di segnaletica. Sì, le auto vanno anche in contromano sul ponte della Ghisolfa, dove ci sono i due carri di vetro di accesso. E che andiamo a vedere adesso? Per la polizia locale i cartelli sono regolamentari. Beh, cartelli che siano regolamentari non c'è dubbio. Sul fatto che la gente però metta in pericolo la vita degli altri andando contromano, questo mi sembra che è palese. Ma le tue segnalazioni, quindi la loro risposta è stata che i cartelli sono posizionati correttamente? Sì. Ecco, i cartelli di cui stiamo parlando sono questi. Uno e due. Ma non solo che, le biciclette e guardate, il contromano. Questo è il caso di una bicicletta, vedete, che sta salendo palesemente contromano, ma ci sono anche le macchine. Tra l'altro c'è una bella salita qua da fare con la bicicletta, quindi il signore che adesso la sta facendo, che deve essere un globo o qualcosa del genere, ecco, adesso l'ha presa a mano perché ci ha visto, vabbè, comunque sia, va bene. Andiamo a vedere un'altra situazione che invece ci ha impegnati negli scorsi mesi e negli scorsi anni, cioè tutta quella struttura che sta dietro la struttura elettrica delle Ferrovie dello Stato. Vi ricordo che una volta eravamo stati già qui a Natale, quasi a Natale, perché a Natale puoi, e eravamo con Orso e Frank. Oggi più che un City Report Sprint siamo quasi al vlog. Comunque ci fa piacere farvi compagnia, farvi vedere queste cose con un po' di ironia, ma chiaramente puntando molto sul fatto che sensibilizzando, ecco, e premendo. Mi volevo domandare, ti domando Tullio, tu che sei meglio di me, come fanno a entrare in un posto dove è anche pericoloso perché c'è corrente ad alto, insomma, voltaggio per far andare i treni, andare a pitturare, a imbrattare il muro dentro? Bene, quello di cui sta parlando sono questi graffiti che vedete qua. Il voltaggio è quello che vedete invece qua. Vedete questi bei cavi che escono? Sono tutti alti a tensione. Ci sono anche i tralicci. Facciamo vedere anche i tralicci, ecco i tralicci. Allora, cosa dirvi di questa situazione qua? Rischiano la vita perché non c'è altra situazione. Questa situazione qui è perché i giovani a volte sono irresponsabili su queste situazioni qua, rischiano veramente la vita. Quante volte ci è capitato in questi anni, nei posti dove siamo andati, magari qualche giorno prima o qualche giorno dopo, qualcuno che cade da una tromba delle scale in qualche palazzo abbandonato e si uccide purtroppo, eccetera. Succedono. Il fattore Stato, presenza sul territorio delle istituzioni servirebbe proprio a inibire i passaggi a queste condizioni. Comunque anche tutto questo pezzo verde scendendo dal ponte della Ghisolfa. Che ponte è questo? Aspetta, questo è il ponte? Della Ghisolfa, giusto? È schifosissimo, è pieno di rifiuti, guardate qua per terra. Adesso, piano piano, calcio.
e qui c'è stato acceso un focarello. Andiamo a vedere cosa succede qua nell'angolo scuro. Qui vi ricordo abbiamo trovato questo villaggio con i Rom a Natale, è stato il nostro biglietto di Natale di qualche anno fa, attenzione a entrare pre-Covid, attenzione. E fai tu una carrellata fino al carrello. Ragazzi, questo è quello che troviamo, eh. Ancora di porcheria ce n'è, pare che non ci sia nessuno a vivere, ma se fossi in Paolo mi fermerei qui e andrei avanti io. Vai Tullio. Perché non si sa mai. Ammazza! Guardate qua, carrello, pezzi di legno, bancali, vestiti. Ombrellone. Questo è un ombrellone, sì. Direi che è peggiorato, eh. E, allora, non vedo le persone, l'altra volta abbiamo trovato proprio le persone che cucinavano, non so ragazzi, se andate a vedere un nostro vecchio video trovate queste persone molto gentili, fra l'altro, eh? Che a Natale ci volevano anche offrire il minestrone, non so cosa cucinavano, un minestrone sulla ghisolfa, potrebbe essere un trend per un nuovo ristorante. Comunque, andiamo a proseguire. Questo è un ammortizzatore di una macchina, di una moto, è qui. E questa è la macchinetta del caffè, Nespresso, facciamo anche pubblicità. Qua ci sono scarpe e bottiglie di plastica, eccetera, un bollitore, ma attenzione che forse in fondo c'è qualche presenza, quindi andiamo a vedere. Intanto proseguiamo tra lo sporco qui. Guarda Paolo, ferri da stiro, beh, almeno bombolette, camicie e giacche saranno state a posto, e bombolette di soliti brighter. Stai attento a camminare qui perché si cade. E da qui si apre la fogna più fogna, più schifosa. Tra l'altro, ecco, questa è una valigia. Una bomboletta sulla sinistra, Paolo. E... tutta la situazione, se vieni qui dove sono io, va fino in fondo, fino ad arrivare contro la cancellata, perché di là c'è una cancellata. Attenzione alla cacca, che c'è cacca fresca lì, quindi dimostrazione che ci sono persone che vengono frequentemente. Che dire, ragazzi, facciamo il collaudo di questa sprint con la nuova macchina, devo dire che non ci facciamo mancare niente. Guarda, se riesci a zoomarla fino a lì, guarda, addirittura quello è il marciapiede dove camminano le persone sopra il ponte, immondizia, schifezze, un telo. Va bene, qui ogni tanto, fra l'altro, queste pietre coprono delle buche, eccetera, guardate, sono colme di rifiuti anche queste. Sono un po' scure, non so se si vedono, ma comunque fidatevi che ci sono. Sono anche molto pericolose. Sono anche pericolose perché ci si può cadere, si può prendere una storta, ci si può fare cattivi incontri, non dimentichiamoci, eh. Casomai qualcuno avesse la beneamata idea di venire qui, potrebbe anche trovare qualcuno con delle cattive intenzioni. E come dice Tullio, non fate mai quello che stiamo facendo noi. Soprattutto perché potreste anche rovinarvi oltretutto i pantaloni, la giacca, eccetera. Paolo, se mi passi la camera, che sono in una posizione, vi faccio vedere ai nostri amici dove è il cancello. Ecco, questo è il cancello che delimita quest'area. Come vedete, l'abbiamo zoomato. Questo è l'arco del ponte e sopra chiaramente ci passano le persone. Per ora ci fermiamo un po' qui e continuiamo. Un saluto a tutti, City Report. Ed usciamo da questa situazione. Comunque è sporco. Se il nostro cameraman Tullio Trapasso. Il cameraman Tullio Trapasso non sa.
Il cameraman Tullio Trapasso non sa se tu parli a questa distanza, visto che non abbiamo inserito ancora i microfoni a distanza, se prende. Ma la natura e gli animali vengono qua a fare il nido. Ah sì, c'è un nido, effettivamente c'è un nido. La natura è stupefacente anche se non si droga. Ed è stupefacente anche quello che si trova qui nell'angolo, eh. Guardate, adesso qua mi sta impallando un pelo. Guardate, okay, qua bottiglie. Stranamente, effettivamente non è abitato, perché non abbiamo trovato bottiglie piene di urina. Sì, perfetto, bravo. Anche se la cacca fresca l'abbiamo trovata. Vuol dire che magari qualcosa ancora ci lasciano, eh. Ecco, se il Tullio mi segue, andiamo verso l'uscita. Mi raccomando, non fate mai le cose che stiamo facendo. Fate di peggio. No, scusate, date ragione a Paolo. Ok. Purtroppo, ecco qua, purtroppo la cosa che a me spiace è vedere un pacco di pasta, se tu devi la vedere. Arrivo, stavo inseguendo l'Anespresso. Di bucatini aperta. Ah, questi sono quelli sotto marca della De Cecco. Sì. Quelli che vendono forse a Lidl. Scadenza 5/2025, quindi qualcuno è passato. Eh sì, è passato qualcuno. Ma sì, ma Paolo, ma è per forza che qualcuno è passato. Quelle feci in fondo e altri oggetti che abbiamo rinvenuto qui, cioè, non sono abbandonati da secoli. Fra l'altro, mi ricordo quel Natale, quando eravamo passati, c'erano anche persone anziane. Non ho visto bambini, vi dico la verità. Sì, c'erano un signore con la moglie. Va bene, però questo passeggino qui è tutto tagliato, se guardate gli alberi pronti per essere. Ah sì, è vero, questi alberi qui sono sempre stati utilizzati per fare dei fuochi. Abbiamo gli sfalzi. Abbiamo anche le fascine in fondo già pronte. Aspetta che mi sposto, perché questo è il resto di un fuoco. Usano le pietre per delimitare. E qua troviamo le famose fascine. Eccole qua. Anche qui sotto davanti a te. E anche qua. Nel frattempo c'è la sirena e andiamo verso l'uscita qui di questo angolo. Di qualche. Questo osso qui è simpatico, potrebbe essere un bue, si spera. Accucciamo. Beh, mi piace questa attività di ripresa, perché. Un altro zaino. Sì. Perché si capiscono le difficoltà che hanno i cameraman. Molte volte noi che parliamo davanti alla telecamera, ogni tanto li strilliamo dietro. Soprattutto perché si dimenticano e ti lanciano i cancelli in faccia come la settimana scorsa. Comunque. Vediamo se riesce a salire Tullio. Adesso che sono libero. Ci vuole il 4WD qui. Ah, ce la fai? Stancosamente ce la faccio. Ecco, se Tullio si gira con la camera, possiamo vedere l'interno dello spazio elettrico. Qui sono i quadri elettrici della ferrovia. Dall'altra parte ancora, segui, sì, giusto, c'è il Conad della Pecetta. Famoso Conad che era finito su tutti i giornali perché c'era il più alto numero di furti d'auto della città di Milano. Servizio di Striscia la Notizia, e non sono andato a verificare se è vero, però. No, comunque è vero, ciò, perché spaccano vetri, distruggono macchine. Eccoci qua, ho ripreso in mano io il ferro del mestiere. Vai, vai pure, vai. Dove stiamo andando? Stiamo facendo una salita che porta al ponte della Ghisolfa, arrivando appunto dalla ferrovia, da questo antro oscuro della Pecetta. Questa è quella famosa strada che poi vi faremo vedere dall'alto, l'abbiamo fatta vedere dal basso, che viene percorsa spesso contromano. Biciclette, scooter, motorini, motocross cilindrata, diciamo, e ultimamente anche le macchine. Diciamo che i Glovo, quindi quelli, i rider in generale. I ragazzi stanno giocando, siamo sopra il ponte della Ghisolfa. Nel frattempo c'è tutta una discarica qui, guardate che roba qua sul laterale. I ragazzi giocano a 3 metri sulla destra. Infatti adesso ci stanno vedendo, ma ci salutano. E questa è una di quelle che volevamo farvi vedere. Diciamo una situazione poco positiva anche rispetto agli spazi giovanili.
appunto si sono dedicati a loro, giocano a pochi metri dall'immondizia, magari saranno cose fresche, non dico di no, però insomma passare a pulire, dato che questa città non si sente nessuno che dice che questa città è pulita. Poi se vogliamo fare i parametri con Roma, vi dico sì, in confronto a Roma non siamo l'Eden, ma siamo messi bene. Però guardate cosa c'è, qua ci sono delle griglie, guardate dietro le griglie quanta schifezza che c'è. Una cosa che volevo dire è che la discesa è al 10%, limite 30 all'ora, e se andiamo avanti c'è il divieto per i camion. Che ma comunque io ho visto i camion andare alla Conad di massa molto grossa, infatti, quindi non potrebbero. Infatti una volta è successo che la 91 ha sbagliato e si è ritrovata sulla rotonda. Addirittura? Addirittura. Questo è l'addestramento autisti della TM. Andiamo avanti. Ah ecco, è vero, mi dimenticavo. Devo dire, andiamo avanti. City Report.